grazie a voi che cucine sono in alti cimi per aver organizzato questa bellissima cerimonia. Alcune brevi considerazioni, intanto partirei da dove siamo, questo straordinario luogo del porto di Genova, siamo nella parte di Levante, un aspetto che tutti i genovesi hanno visto, ma che è giusto sottolineare anche per i non genovesi, è come questo luogo sta cambiando. Questa è la parte del porto dedicata alla nautica. Se facessi una foto di com'era questo luogo 3 anni fa, vedremo che non c'erano le opere di banchina che vedete sulla vostra sinistra, non c'era quel cantiere che vedete dietro di voi, non c'era lo specchio acqueo che vedete che dovrà circunnavigare tutto questo padiglione. Questi sono lavori che abbiamo fatto, come ha detto prima il sindaco, frutto di una grande cooperazione istituzionale con tutte le istituzioni competenti a livello centrale, locale, per consentire a questa parte del porto di riqualificarsi. L'ultima opera che abbiamo in mente, su cui stiamo così estremamente lavorando, e l'ultima notizia è della possibilità che il governo ci darà di finanziare la Recovery Fund, è di spostare quella diga, ministra, che se lei la vede si capisce a occhio che deve essere spostata perché è veramente troppo vicina a noi. Questo è dove siamo. Un paio di considerazioni le farei anche sul come stiamo. Alcuni numeri di questo anno sono scioccanti se noi li avessimo retrodatati solo di qualche mese. L'andamento del turismo. Voi pensate che nella stagione estiva noi abbiamo fatto 1.200.000 più presenze italiane turistiche e abbiamo perso 66 milioni di presenze turistiche straniere. Il settore dello yachting ha sofferto sul charter per come funziona il leasing delle barche nautiche. Il giro d'affari solo della nautica genovese come riparazioni, costruzioni, ha perso o rimandato circa il 30% del lavoro. Questi sono numeri al 2021, sono numeri che per qualsiasi imprenditore fanno pensare. Eppure, nonostante tutto questo, la previsione dei prossimi 5 anni di crescita, che era di 5% annuale prima del Covid, resta positiva. È un settore estremamente resiliente e le attuali previsioni sono di crescita per il settore del 2,5-3%, notizia sicuramente positiva. L'ultima considerazione si riattacca a quello che ha detto un attimo fa il sindaco. Genova dal 2018 vive un gigantesco corso di formazione e preparazione per reagire alle emergenze, sono stati di ogni tipo, infrastrutturali, emergenziali, eventi naturali di incredibile gravità. Questo a mio parere, se ci aggiungiamo al Covid, chiama in causa quello che sarà l'argomento del futuro, che è la capacità di gestire il rischio. Noi non possiamo più pensare che questi eventi siano accidentali e subirli, sono rischi strategici, sono rischi di contesto esterno, sono rischi finanziari, dobbiamo tutti diventare più bravi per gestire questo tipo di rischi e credo che Genova sia un luogo dove ci stiamo attrezzando per questo. Grazie e tanti auguri per il saluto.